aspettare che arrivino le quindici di sistema, K cavallo. Sono con i miei amici e giochiamo a Star Wars. Madonna, come il frullatore, che è successo? Con i tuoi amici. È passato il frullatore. Ecco, parlando di schede video che devo aggiornare, ecco appunto. No, guarda, il mio computer, la scheda madre e il processore sono vecchi. Ho un amplificatore da 600, quello buono, per carità, però la scheda video, anche se è una 1660T, non regge più. Purtroppo mi tocca dire che devo assolutamente devo sostituirlo, assolutamente. Anzi, proprio perché il 29 è il mio onomastico, San Paolo. San Paolo? Ma dove? San Pietro, ma esiste San Paolo? San Pietro e Paolo, antipatico bastardo. San Pietro e Paolo, no, è di Pietro, non è di Paolo, perché arriva prima. San Pietro e Paolo, che poi sono i fratelli. Metto così come per dire facciamo contento anche lui, mettiamo anche lui. Vabbè, in parte sì, infatti non c'è mai auguri a nessuno che si chiama Pietro. L'antagonista di Topolino, quindi Pietro, no, è un nome. No, in realtà dovresti leggerlo San Pietro e Paolo. Esatto. E Paolo. Per mia fortuna, noi se qua la mezza del manicasto sono i patroni, quindi meno male, almeno. Presti qua che mi tagli la strada, ufficiale, perché mi taglia la strada? Si deve dare la precedenza, ma che è? Voglio un altro clone. Cazzo, voglio fare Republic Command. Un computer nuovo. Sì. Per forza, anche per questi... Sul costo siamo libero, Rex. Sul costo siamo libero. Sì, mi hanno detto che costa meno. Sicuro. Io mi sa che appunto io se il gioco non rispetta i requisiti, se il mio PC non rispetta i requisiti, ho paura che passerò, magari lo prenderò, che non so, fra un anno, fra un anno e mezzo. Oppure potresti trovare un GameStop che lo manda in opzione gioco e vai lì per una settimana a giocare. Io l'ho fatto col Kinect una volta lì che era uscito, mi mettevo a parlare. Un amico che ci lavora qua al GameStop, lo che purtroppo non hanno nulla. Ma uno chi? Ma me! Oh, ma che è tutta sta gente? Oh, che cosa è questa invasione? Infatti, credo che ci fanno il giro. Ma sono violenti, oh, ma che è? Ma stai calmo! Ryan solo è il contrabbandiere, maledetto! Io non so. Non temetemi, fedeli, adesso prenderò l'imperatore in tutto ciò che si temerà. Eccellente. Però non credo, perché non avrebbe senso. No, io vorrei che fosse solo per il faccia. No, ma ho capito cosa intendi, però il problema è che tu facessi una cosa del genere rischieresti di avere un gioco che diventerebbe praticamente un altro Battlefront, invece il bello sarebbe proprio avere qualcosa che si concentra solo sul volo, quindi bello simulativo con tutti gli abitacoli fatti bene, i comandi, cioè proprio una roba, non dico fai il simulator, ma altri, ecco. Sì, quello è il ma anche un po' simulativo, ecco, sarebbe tanta roba. Forse sarà limitato in ambito soldati, magari ci sarà personalizzazione pilota, magari, che veicolare, per esempio. Quello l'hanno già detto, cioè i veicoli e i piloti, dice, cioè, hanno un sacco di... Tra l'altro ho visto quelli del pre-order, sono bellissimi, cioè i cacciatai, quelli degli assi con le ali, con le righe dorate, spettacolo. Anche il pilota con le decorazioni dorate sul casco, bellissimo. Yeah.
la verità, Rex, è che se non ci sono cloni il computer di Delta si rifiuta di supportare. Ah, no. Perché Delta è il computer selettivo. No, sì, sì, sì. Delta Willy come computer. Cioè la maggior parte è ficata, cavolo. Diciamo che quello ci starebbe, diciamo che quello potrebbero, senza sviluppare troppo in modo da non perdere tempo su quello, esatto, prendere pari pari da Battlefront, farla una roba in marginale, boom. Esatto, combattimento, diciamo. E poi, come l'ultima fase, di mettere una qualcosa di esplosivo per distruggere definitivamente quei piloti. Proprio quell'ultima parte giusto per, capito? Sì, 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 ci sta, ci sta. Solo quello, per il resto no, no, tutto... La cosa che ho visto è che, essendo i ribelli, diciamo, multirazza e senza problemi, ho visto tipo un pilota trandoshano, quando ho visto un pilota trandoshano ribello, ho detto... va a finire che mi piglio bene pure con la ribellione. Quelle modalità storia, infatti hanno detto che molti lo prendono per il cinematic, vedere un po' la storia, come che cosa vogliono fare. Sono no, quello sì, però sai, il fatto è che se tu prendi la modalità storia con quel tipo di personaggio, magari nell'online puoi farti il tuo personaggio ribelle con quelle caratteristiche. Ma sicuramente vale per l'impero, varrà per le skin dei piloti, e finalmente usare il pilota tale. Certo. Figata, che figata, madonna, non me lo ripetere, porca miseria, che spettacolo. Ma sai, Rex, invece cosa, la mia critica, che probabilmente faranno vedere l'elite dell'elite dell'impero. Io invece volevo l'esatto contrario, perché non ci fanno vedere la storia di un pilota Tai che viene bocciato e diventa artigliere, e quindi per l'impero, guarda, lui deve sparare nella torretta della morte nera. Io voglio vedere la storia in tipo laser. Sì, 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 ma proprio vedi la dire, invece di vedere One, quando mi cade al motto un caccia. Sì, sì, sì. Invece di avere la copertina il casco del pilota Tai, c'è il casco dell'artigliere ribelle, fa: io sono l'Accademia Imperiale, ma mi hanno bocciato 6 volte di fila. Ho provato come pilota di AT-AT, ma non ha funzionato. C'è tipo il flashback di lui che inciampa su un lazzo con la AT-AT. E fa, adesso continua a servire, ma non mi arrendo, e continua a servire all'impero come artigliere imperiale. E tipo c'è la musica, po, 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 po. Cioè proprio un po' tristina. Tutto tranquillo, che cammina, sì, tutto contento lì che cammina nella morte nera, e poi se la raccontano con l'artigliere, con gli altri artiglieri, no? Tipo il tavolo nella mensa che è solo di artiglieri, immagino. Quello là che dicono, allora te che cosa... Che... E poi ci sono i piloti te che fanno i bulli, dicono, ehi, guardi, bocciati, te lo ricordi? Prendono in giro, no? Io immagino i piloti te che fanno bullismo con gli artiglieri perché non sono stati, perché sono stati bocciati, sai, no? Gli fanno cadere il bancone col mangiare. Madonna, come ha fatto sto ribelle champagne? Volato via. Sì, il ribelle spumante, volato come un tappo. No, 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 io voglio caccia Ewok, piloti Tai contro Ewok ribelli, cioè tipo il caccia Tai che deve dar che deve abbattere l'aliante Ewok nello spazio.
cosa brutta. Nell'atmosfera, vedi che mettono la mod e mettono le cose, là, come si chiama lì. Poi ho detto, a proposito di mod, tu che sei sempre informato, ma non hanno fatto tipo una skin dello Snow Scout imperiale, che a me piacerebbe metterla a cazzarola quello. È un fastidio vedere lo scout normale su un bot. Ah, l'hanno fatta male? Ti prendono le lance. Esatto, cosa fa? Tutti hanno le fatine. No, devi competere tutti nel combattimento. Ok. Ah, ok. Io ho cazzo. Ma c'è un dire una volta cosa vuoi davvero, se sei un giorno vedi che beccano, fanno lo becchio, vedi che fanno i Snow Scout imperiali, dimmelo, che quella messo, cavoli, sono cose troppo d'elite, non ci arrivano per quelle cose là. Esatto. E poi è confermato che gli scout innevati fanno venire paura a metà, al 90% dei giocatori appena li vedono. Dicono, ma che cacchio è quella roba lì? Tipo la prima reazione che ha comunque che chiunque veda uno scout invernale a prima volta. Qualcuno ti vuole usare la TST? Io però pare che devo morire prima. Ok, sono morto. Sì, perché io non ho messo la TST, ho messo la TTT. La moda la prima. Oh, davvero? Io direi. Beh, oddio, ci sono tanti cursori della TST, c'è la TRT, c'è la TXT, c'è la TAP. L'hanno fatto davvero bene? È la versione alta, mancano dei pezzi, però già è montato. Voglio vederlo poi nei video. Aspetta che... Infatti, sono curioso. Ma hai fatto veramente bene, peccato che è ancora incompleto, ci stanno ancora lavorando. Ok. Però... Dove stai andando? Che poi non si è mai capito perché, scusami, la TST viene detto che è stato inventato durante la guerra dei cloni, ma io non l'ho mai visto da nessuna parte. Eh sì, non ti ricordi che c'era anche la, come si chiama, nel concept art, il pilota di AT-RT, c'è scritto che lo volevano chiamare pilota di AT-ST, e aveva addirittura una skin diversa, e quindi mi fa intendere che inizialmente volessero proprio mostrare la AT-ST durante la vita. Anche se, madonna, è volato ho visto una ho detto, per parte partono come dei tappi di champagne, non... Champagne, dicevo. E morte. Devo scappare, a poca vita! Ma chi se frega, devi calpestarlo! Eh no, noi siamo di troppo avanti, lui in realtà è nel suo territorio adesso. Ma pieno di gente tua, ma che è? Sono pazzi, ma che è? No, comunque, no, mi ricordo che una volta avevano fatto un concept art dipendente alla TST. Ma come volato? Ma detto, volano, c'è cioè la gravità, il colpo della TST li prende e li fotte. Sì, cioè c'è un colpo di antropologia. Ma di TST repubblicano, però. Allora, sarebbe figo, con la mod, Luca, con questa mod della TTT, il titolo intero, non ha corrotto la TST della ribellione. Recuperato. Abbiamo rubato, Esatto. Io spero che qualcuno farà la mod
second phase, and push back the rebels. Anzi, Gianluca modifica la TRT repubblicana e mi mettono la TXT, quindi ingrandiscono. Allora sarebbe tanta roba, quella. We have new assault telemetry. These positions are to be secure. Che palle, non posso entrare, è troppo piccolo. E beh, non può scendere. Questo mega, sì. Sì, occhio, perché c'è veramente fondo. Papà melando. No, quindi no, queste robe. Con quelle visioni terribili. Per fortuna faccia normale. Normale, meno male. Era quel volto di Lando, era qualcosa di inquietante. Che ti guarda e fa, ehi, ciao, guarda cosa abbiamo qui. C'è Bogana che negli incubi. Hai capito cosa è il mio male. Gli incubi di Han Solo. Vedi da dietro e dici, e poi vedi da davanti, oddio, no! Ed ecco perché non dovete mai andare con una ragazza solo perché la guardate da dietro. Bravo, esatto. Poi adesso che hanno la mascherina, faccio un po'. Esatto, proprio per le mascherine, devi sapere, Rex, che sarà molto per Obi-Wan Kenobi. Mara Jade. La mascherina. Vero, la mascherina, sì. Vero, aspettate. Bello. La mano dell'imperatore. Sì. Viola. La viola, è vero. Dipende dai fumetti. Mi pare che c'è la viola quando diventa Jedi, però quando è la mano rugosa dell'imperatore ce l'ha. No, allora lei non è un Sith, era una specie di inquisitore. Era un Ventress, era un adepto della al servizio di Palpatine. Lei mi ricordo che era stata mandata in missione segreta per uccidere Luke Skywalker dopo gli eventi di episodio 5. E lei si fingeva una delle danzatrici al palazzo di Jabba, però per qualche motivo non riusciva a beccare Luke. Infatti c'era l'imperatore che diceva ma la Jade Toti che tu Darth Vader non hai. E Darth Vader era là che diceva se mi impegno però anch'io potevo. E niente, e quindi sostanzialmente Mara Jade faceva, come posso dire, stava facendosi i fatti suoi quando a un certo punto l'imperatore ha sentito che l'imperatore è morto e prima di morire l'imperatore gli ha dato una visione a Mara Jade che tipo lui non era morto per mano, sai no, mentre fulminava Luke, ma era morto ingiustamente perché Darth Vader e Luke avevano acceso la spada laser e l'avevano preso a pazzate. E quindi lei ha questa versione distorta di come è morto Palpatine, pensa che sia colpa di Luke, cosa che in parte è vera. E quindi negli anni successivi, episodio 6, lei dà la caccia a Luke perché lo vuole uccidere, perché è la missione che c'è in testa per mano di Palpatine, no? Palpatine mentre muore fa ammazza Luke, ammazzalo! Ma piccolo parenzi, ma c'è un problema però adesso. Non è mai morto Palpatine. Ah no, beh, no, aspetta, neanche l'universo espanso teoricamente non è morto perché era diventato un clone. Però mi ricordo che lei poi, quando lo scopriva, diceva che secondo lei non era il vero Palpatine, ma era a sua volta un clone di Palpatine, in particolare con manie di grandezza. E niente, lei combatte contro Luke, se non ricordo male, durante la storia dell'ammiraglio Thrawn. E lì, nella storia del Regno dell'Impero, lei emerge e prova a assassinare Luke sul pianeta in cui non possono usare la forza e quindi hanno una hanno tipo una storia d'amore, poi hanno varie altre vicissitudini e poi alla fine decidono di sposarsi. Però infatti la storia, oh, raga, dobbiamo parlare di unione, la storia fumetti più bella di Guerre Stellari, Mara Jade e Luke fanno il matrimonio. Cosa aspetta? No, allora Mara Jade e Luke si sposano, è quella la trama.
quella è la trama del fumetto. E tu dici, ma come la trama del fumetto? Sì, sì, è la trama del... c'è un intero fumetto basato su lei che prepara il vestito, ha le ancelle e tutto quanto. Ci sono dei, su Coruscant ci sono dei vecchi imperiali che dicono un imperiale e un ribelle che si sposano. Però, ma che questo matrimonio non sa da fare. Questo matrimonio non sa da fare. E allora dice, dobbiamo assassinare Mara Jade. E ci sono le mogli di questi imperiali che dicono, no, faremo una cosa ancora più brutta. Gli rovinerebbe il vestito, tipo Cenerentola, no? Stavo per dire che Cenerentola. Sì, allora vanno lì e cercano di distruggere il vestito di Mara Jade, quella è la trama del... chi è che l'ha fatta madrina? Del fumetto. Darth Vader, Palpatine. Sì, fatevi da parte, ci sono le mogli del moff imperiale di turno. Che cazzo.